Amici di Patrimonio Italiano TV, siamo con Nick Prudente, protagonista del meraviglioso saluto sul red carpet del Columbus Day a New York con il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano. Un saluto che abbiamo ripreso in un video che è diventato subito virale e ha fatto il giro del mondo. Nick, questo video ti ha dato anche molta notorietà. Oh, non te lo voglio dire, 7-8 interviste mi volevano portare a Brooklyn, ma non potevo andare quella sera perché c'avevo la madre di un'amica mia che è morta Sì. e ho mandato mio figlio Michele che mi volevano dare una targa in onore, ma non ci sono potuto andare perché stavo al funerale. Quella sera là, e Michele è andato, ha giocato con loro, con gli italiani contro un'altra squadra là. Mi hanno detto perché tuo padre non è venuto, perché io non potevo andarci, perché gli dovevo dare l'onore a questo qua che è uno dei miei sostenitori della mia squadra. Nick, da quanto tempo tu sei in America? Io sono quasi 39 anni, a gennaio, il 17 gennaio faccio 39 anni. Tu sei di Giovinazzo, giusto? Di giovinazzo, sì. Che cosa hai provato esattamente vedendo Emiliano lì alla parata sulla Quinta Avenue a New York con tutti i pugliesi lì intorno? Quella era una sorpresa per me, perché io avevo invitato i ragazzi che stavano ballando la pizzica e li avevo chiamato, ragazzi, venite qua! E loro si sono tutti avvicinati a me, perché c'avevo 4-5 persone di Avellino che erano in vacanza. E allora questi qua sono venuti, quelli della pizzica, stavano ballando. Quando tutto è stato un attimo, mi sono visto Michele Emiliano che mi ha abbracciato, voglio, e ho gridato, e anche te, bimbo, e mi è scappata questa parola, che lui mi ha abbracciato, mi ha baciato, e voi avete visto dal vivo ciò che è successo. Ma io non in quei momenti non l'avevo visto a lui. Se io avevo visto Michele, non avrei parlato della pizzica, perché la pizzica l'ho vista prima, quando tutto ho visto Michele che veniva verso di me. Ah, è successo un finimondo che mi sono trovato un po' anche sorpreso, imbarazzo, non sapendo, vedendomi di essere abbracciato, baciato. In un attimo sono rimasto freddato. Nick, tanti amici di Giovinazzo ti hanno riconosciuto sul web e credo sia bello, no, essere arrivato a tanti compaesani che peraltro hanno speso tantissime belle parole su di te, sul tuo essere pugliese, che oltretutto hai rivendicato con quel Forza Bari. Senti qua dicendo forza Bari. Ho dato il mio contributo da giovinazzese, perché sono nato barese, sono cresciuto con forza Bari e lo potrei dire altre milioni di volte, anche se il Bari in questo momento si trova in queste condizioni. Io sono uno sportivo nato. Mi ho trovato con Michele Emiliani con una partita al campo, perciò lui mi ha riconosciuto, Italia-Spagna. Stavamo in tribuna io e lui, e mia moglie stava con lui, stavamo tutti insieme là. Poi ci siamo, mentre 2 volte che ritornavamo a New York, me l'ho trovato nello stesso aereo, Bari-Roma. E abbiamo parlato un pochettino e lui maybe si è ricordato di me. Non lo so cosa è successo in quel momento che mi ho visto Emiliano abbracciarmi, baciarmi e gridando, ho trovato un amico, un vero pugliese. Queste sono 2 o 3 parole che mi ha detto abbracciando, perché lui si doveva muovere con il corteo che andava avanti, hai Sì. capito? Senti, dicevi di avere una squadra di calcio, per cui hai portato la tua pugliesità in America proprio con questa squadra a cui hai dato un nome molto particolare. San Cosimo e Damiano sono i Giusto. nostri protettori, i Santi Medici di Bitondo.
noi pugliesi adoriamo queste cose, ma da questa squadra io l'ho ricevuta da un grandissimo amico mio che è morto quasi una decina d'anni fa. E questi erano romani, hanno un paese che si chiama proprio San Cosime Damiano. Allora lui è morto, io ero vice assistente di lui. Lui era un amico mio, Nino Gullotta. Lui è morto e poi ho ripreso io la squadra con mio figlio Natale e stiamo portando da tanti anni avanti questa big, una grande squadra, non voglio parlare in inglese, una grande squadra che oggi ho finito un'ora fa di giocare vincendo un'altra 2-0. Domenica ho vinto 6-0 per The State. Oggi abbiamo giocato per l'American Cup e domenica inizia di nuovo il campionato regolare che stiamo facendo, che sto in primo classificato. Quest'anno mi sta andando troppo bene perché ho 3-4 ragazzi giamaicani che sono bravissimi e mi stanno portando avanti con i migliori dei modi, eccetera. Non so cos'altro da dirti. Leggevo sul web che ogni giovinazzese che viene dalle tue parti trova le porte aperte, insomma, un grande aiuto da parte tua. Aiuto, supporto, lo aiutiamo in tutti i modi, dove deve andare, cosa deve fare. Per esempio, ho tenuto per parecchio tempo un grande amico mio, Peppino Cervone, che il figlio non stava bene, che poi è morto, che adesso faccio. Ho regalato una barca a Giovinazzo col nome Sant'Antonio di New York. Io e un altro ragazzo abbiamo regalato, il presidente che adesso dei giovinazzesi che fanno la festa di Sant'Antonio, io sono uscito fuori con i miei figli e abbiamo una barca giovinazzo in onore di questo Massimo Cervone, il figlio di Giuseppe Cervone, e abbiamo donato pure la vita per loro. Ogni Bello. giorno andavamo a Staten Island, prendevo tutta la famiglia. Quando finivo di lavorare, tornavo a casa, mangiavamo e li portavo di nuovo indietro all'hotel a dormire là. Il figlio non voleva andare, rimaneva con noi, con i figli miei, a dormire. E poi il tempo d'inverno era freddo, dicevo, voglio de forza fresage, gli è rimasto quella parola in bocca per tanti e tanti anni. E il padre per me è un amico grandissimo che ci porta avanti. Quando arriviamo a Giovinazzo, per lui sono un fratello, un figlio, e anche per tutti i giovinazzesi che vengono, giovinazzesi, sono ben ospitati da noi. E tutti che quando vedono Colin Unconte Sì. Sì, sanno chi sono sì. e basta. Nick, in conclusione volevo chiederti un saluto a tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV, gli italiani e ovviamente i pugliesi nel mondo. Sentite ragazzi, io sono un giovinazzese nato, sono venuto un po' grande qua. Per i primi 2 mesi volevo ritornare a Giovinazzo, che non era cosa per me, ma poi ho letto un articolo sul giornale, cercasi piastrellista. Dopo 2 mesi è cambiata la mia vita, da prendere 90 dollari la settimana a 900 dollari la settimana perché ero un piastrellista, facevo il muratore a Giovinazzo. Venendo qua mi hanno trattato i primi 2 mesi uno schiavo e ogni sera che mi ritiravo a mia moglie dicevo: hai fatto la balicca, che ce ne domani, ma ne è caduto, non è caos. Ma poi una sera mi trovavo nel caffè e ho letto un piccolo articolo: cercasi piastrellista. E da quel giorno, il mattino dopo, mi ha mandato a 59th Street, a Central Park, non sapendo dove era Central Park, e stavano scavando in mezzo a una strada. Ho trovato un giovinazzese là con il martello in mano, con il martello di 90 pound, di 90 kg. E un barese, un altro signore stava su: voglio un barese, stacca, come vieni in coppa. E poi è venuto su: voglio, dodossi, sono di giovinazzese, pure io sono di giovinazzese. A tal prudente dice: boh, da tanto una America, il padre di questo qua c'aveva
i motori che andavano al Pesce Azzurro la sera, alla Lambaia. Allora mi dice, a dove c'è il frate? Dice, ho questo indirizzo, vai in Anzacci, sono 2 mesi che sto che do, Anzacci non c'è. Dice, voglio, ma vengo a partire a Cugino, ma disse che era un cugino, o forma del padrone. Allora lui mi ha portato, c'era un altro signore là, Ercole di nome, dicendo, tu sei Nicola, sì, devi sai mettere le piastrelle. Dice, noi a Giovinazzo, al paese, quando prendiamo un palazzo, iniziamo da là e finiamo la Z. Dico, ok. Senti qua, io alle 2 meno 10 vengo e vedo. Se mi piace ciò che hai fatto, tu rimani, se no. Venne alle 2 meno 10, venne e mi chiamò, disse, Nicola, vieni qua. Dice, I like what you do, mi piace ciò che hai fatto. Ti bastano 125 dollari al giorno, da 90 dollari alla settimana, a 125 dollari al giorno. Dici, che non sa, ci voglio quando peggio un muratore, do, voglio 19 mesi, poi mi diede l'unione e cambiò tutta la mia vita. Oggi non dico che sono un benestante, con quasi 6.000 dollari di pensione al mese, penso che, non dico un benestante, ma uno che può vivere la sua vita onoratamente con i suoi figli, con la sua famiglia e con la moglie che ci aiuta pure in tutti i modi. Mi E con l'amore per la dovete Puglia. scusare se sto dicendo tutte queste cose, ragazzi, ma è una vita di un emigrante da zero che si trova in queste condizioni. E scusami se mi trovo in queste condizioni adesso che vengo dalla partita, vedi la voce, non è rauca, che ho vinto battendo un squadrone che sono venuti da un altro stato per fare la Coppa America e ho vinto 2-0, ragazzi. Domenica scorsa ho vinto 6-0, oggi ho vinto 2-0. Questo Complimentoni. vi vorrei dire, non so come ringraziarti a te. Michele, ringrazio a tutti i paesani, tutti i giovinazzesi, i baresi nel mondo. Ragazzi, non demoralizzatevi mai, che la vita è breve e noi che siamo baresi, giovinazzesi, siamo sempre italiani e forza l'Italia e forza Bari, sempre nel bene e nel male. Senti, ci lasciamo con un mannaggia chi te vive che ha fatto così tanto clamore? Senti qua, se in caso tu ti trovi con Michela Migliano, di Nicola è rimasto dispiaciuto che ti voleva portare al ristorante del figlio a mangiare, ma non sono riuscito a rintracciarlo più, e gli dico a lui, ma che, gli ha chi te bevo, mannaggia, Madonna, c'hai, Madonna, ma si è rovinato la cernetta, guarda! Va bene, Michele, un abbraccio!